Buongiorno a tutti amici, buon giovedì di Europa League, ma l'Europa League noi la snobbiamo, chissà che poi magari dalla Champions andiamo proprio a finire lì. Adesso non voglio tirarla al Milan, ma dunque, sono finiti questi 2 giorni di Champions, 2 giorni di Champions che dicono sempre la solita roba, ragazzi. Noi siamo inconcludenti. L'Inter, anche quando merita di perdere, non perde. E io, sentendo questa mattina principalmente la radio, sento alcuni tifosi nostri, i tifosi del Milan, che fanno i simpatici. Ragazzi, ragazzi, alt, non è passata neanche una settimana della figura di merda. Neanche una settimana è passata, quindi non è che possiamo fare i simpaticoni, perché c'è poco da fare i simpaticoni, eh. Li hanno presi. Io ieri sera la partita l'ho vista, l'Inter meritava non di perdere 2-3-0. Però non vengo qua a dire che culo. E ragazzi, il culo va da chi se lo cerca, da chi se lo merita. Hanno culo, sì, hanno culo nei gironi, ma in campo, se non la chiude, alla fine, ragazzi, nella Sociedad, io ieri sera lo guardavo, non me li aspettavo così forti. A parte che sono accompagnati dal San Sebastiano, che è uno stadio a parte bellissimo, ma proprio caldo, proprio sembra quasi sudamericano, sembra. San Sebastian è veramente tanta tanta roba, insieme a San Mamés, mi sembra, quello dell'Athletic Bilbao. Cioè uno degli stadi più caldi, lasciando perdere quelli dell'Atletico, dei vari dei top club spagnoli. Però è veramente tanta tanta roba, sia la tifoseria, ma anche la squadra della Real Sociedad è fatta di grandi individualità. Cioè io Yarzabal è conosciutissimo, il loro capitano, però Barrenechea formidabile, quel cazzo di tappettino lì col numero 7, Barrenechea forte forte, infatti è sul taccuino del Manchester City, chissà come mai. Yarzabal, Merino, quello che ha segnato, non mi ricordo, Fernandez mi sembra, o Mendez, una roba del genere, Lenormand, Le Marchand, il difensore centrale, Remiro. Insomma, una squadra veramente decente, una bella squadretta. Tutti dicevano che come gironi l'Inter ha avuto abbastanza culo, ce l'ha avuto rispetto a noi. Però ragazzi, se non hanno perso, cioè non dobbiamo venire qui che culo, perché ve l'ho detto, non siamo nella posizione, noi non siamo, dobbiamo pensare a noi. Cioè noi adesso come adesso dobbiamo pensare a noi, l'Inter fa una roba a parte. Fa una roba, hanno comprato un gran portiere, raga. Hanno comprato un gran portiere perché ieri Sommer li ha salvati più e più volte. Quindi Sommer è veramente un vecchietto, per ci mancherebbe. Però è un gran bel portiere. Se non c'aveva quel portiere lì, ieri io ho guardato anche la papera che ha fatto Onana. Cioè la gente che lo paragonava, adesso che non è più nell'Inter, è diventato un portiere normale. Quando era nell'Inter era paragonabile a Magnan, ma questi siete voi, voglio dire, parlo con i tifosi interisti. Questi siete voi. Hanno fatto non il colpaccio, ne hanno fatti due insieme, perché venderlo a quasi 60 milioni al Manchester, avete visto la cacata che ha fatto ieri? Ragazzi, quello fosse stato il mio portiere, io, anche se sono capitano deve andare lì a rincuorare, per carità, però che cazzo combini? Che cazzo combini? Hanno perso per colpa sua, perché il Bayern ha vinto 4-3, la cazzata l'ha fatta Onana. Quindi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare al Verona. Dobbiamo pensare al Verona. Poi adesso devo fare un altro discorso. Sempre sulla radio ho sentito che c'è un paragone. Non so se magari ne ha scritto qualche testata giornalistica, perché io non le guardo. Hanno fatto questo sondaggio: Leao uguale Balotelli. Punto di domanda, cioè. Non c'è neanche da fare una domanda del genere, perché è veramente un insulto. Io ero un grande estimatore di Balotelli, però ragazzi. Cioè, Leao penso sia un'altra pasta, francamente. Adesso va bene tutto, l'ho criticato, lo critico troppo perché io non ci credo troppo in Leao. Leao è veramente, è tanto forte quanto svogliato delle volte, e io non ce la faccio a vedere giocatori così fortunati, che comunque sono stati baciati da madre natura, no? Del talento, intanto si torna al nostro posto. Sono stati baciati di un talento particolare, di un talento speciale, e delle volte non lo sfruttano. Io li critico il doppio. Quella gente lì, io la critico il doppio perché non riesco a capirli. Perché io mi
provo a immedesimarmi delle volte nei loro panni e dico che fortuna che hanno questi qua, cioè loro non lo riescono a capire. Leao è questo qua. Leao fino a fine carriera noi saremmo qui a dire ma se accende. Leao è questo, fa 10 partite l'anno, quando fa quelle 10 partite l'anno è una roba proprio che non lo prendi in Italia. E poi fa le partite dell'altra sera è stata veramente qualcosa di scioccante, cioè veramente scioccante quello che ha fatto Leao l'altra sera. Però adesso paragonarlo a Balotelli, ragazzi, adesso con calma. Balotelli anche era uno di un gran talento, però cioè ho sentito anche gente dire Balotelli tecnicamente era superiore a Leao. Io penso che chi pensa una roba del genere, cioè proprio dovrebbe guardare, non lo so, il polo, il curling no, perché ormai la battuta sul curling è molto gettonata ultimamente, ma dovrebbe veramente darsi ai motori, non lo so, sono proprio due categorie secondo me differenti. In questi momenti sta parlando Luka Jovic, io spero di guardarlo, non lo so, una mezz'oretta, io lo metterei titolare, io contro il Verona lo metterei titolare, un allenatore con le palle, tu adesso Leao, a Leao potrebbe fargli anche bene la panchina adesso. Gli potrebbe fare bene, perché dopo la partita dell'altra sera, se tu non lo metti in panchina, gli dai il segnale che già è intoccabile, perché è intoccabile Leao. Però tu dai il segnale che può fare qualsiasi cosa e tu comunque dal campo non lo levi. Quindi un allenatore con le palle gli dice, guarda Rafa, sabato alle 15 faccio giocare Okafor o Pulisic. Possiamo sbizzarrirci in avanti quest'anno, raga. Possiamo sbizzarrirci, invece già so che giocherà Leao. Giocherà Giroud titolare perché ci mancherebbe, giocherà Krunic perché Krunic non si toglie. Invece se contro il Verona ci sarebbe da farlo un po' di turnover, perché poi vai a Cagliari, il Cagliari che quest'anno lotterà per la salvezza, e lì dovrei giocare con i titolari, perché comunque là c'è adesso Verona, abbiamo Verona, Cagliari e Lazio in casa, quindi una squadra che punta alla seconda stella, queste sono partite che devi vincere tutte e tre. E in tutte e tre le partite di sicuro non ti puoi presentare con la stessa formazione dell'altra sera, perché Giroud gli ha fatto fare 90 minuti l'altra sera, cioè Jovic l'hai comprato, te l'hanno comprato, magari non volevi quello, lo sappiamo che è comunque la quarta, quinta scelta, però ormai ce l'hai, cazzo, col Verona o magari anche l'altra sera col Newcastle, fammelo vedere, soprattutto Okafor, io ho paura, cioè ragazzi io ho paura della gestione che può dare fastidio a molti giocatori quest'anno, e soprattutto Pioli, la gestione di questi giocatori qui, ho paura che possa, come dire, non gestirla bene, scusate il gioco di parole, però ce ne sono talmente tanti in avanti, Chukwueze, Okafor, Jovic, Pulisic, Leao, Giroud, chi cazzarola, Romero, che vabbè Romero non giocherà mai, lo sappiamo. Però poi dopo iniziano a crescere i malumori, perché Pulisic non è che viene qua a fare il panchinaro. Chukwueze l'hai comprato, l'hai voluto a tutti i costi, quando per me, secondo me, comprare sia Pulisic che Chukwueze, l'ho visto qualcosa di molto, come dire, cioè ti sei voluto ingrossare troppo sulla destra. Te ne poteva bastava Pulisic e un altro, invece ho voluto comprare, praticamente sono due titolari, perché Pulisic e Chukwueze sono due titolari. Quindi la gestione dei cambi secondo me potrebbe veramente dare molto molto fastidio all'interno dello spogliatoio, questo è un parere mio, voi fatemelo sapere cosa ne pensate, però io contro il Verona farei veramente tanto 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 turnover, farei giocare Florenzi, Sportiello deve giocare, Krunic lo sapete, io lo farei sedere. Proprio gli farei fare il turnover del turnover a Krunic, per me dovrebbe essere la terza scelta a centrocampo. Però giocherà Musà, dovrebbe giocare Reinders, io spero, perché anche l'altra sera la scelta di mettere Pobega al posto di Reinders non l'ho capita, cioè non può essere stanco Reinders, dopo tre partite veniva dalle nazionali, sì, ma aveva fatto tre partite più la partita con la nazionale, l'esordio in Champions a Reinders glielo dovevi far fare. Anche l'altra sera la formazione mi è sembrata boh. Ragazzi, il video di oggi era questo, ci vediamo domani per, non lo so, forse domani è venerdì, siamo già alla vigilia, quindi parlerà il mister, vedremo, ci vediamo domani, vi raccomando, se siete arrivati fino a questo punto del canale,
l'iscrizione, mancano sempre meno di 30 le iscrizioni per arrivare ai 700 prima del 12 di ottobre. Oggi è 22. 22 oggi, sì. Settimana prossima vado in ferie, raga. Quindi godetevi questa ultima settimana prima che poi vado in ferie, e poi dopo comunque dovrò stare 5 giorni lontano, probabilmente video in 5 giorni non li farò, però non vi preoccupate che qua non si abbandona un cazzo. Ragazzi, un bacio, buon giovedì sera. Forza Milan sempre. Iscrizione al canale e like, mi raccomando. Ciao a tutti.